oggi è il decimo anno di volo del 346. Sono qui proprio per festeggiare il buon compleanno per questa meravigliosa macchina che si chiama 346 e ormai in possesso di tanti paesi europei e non europei. Mi sono sentito pilota a bordo di questo velivolo. Ho avuto la gioia di poter gustare la macchina, gustare le sue caratteristiche, dalla bassa velocità all'altissima velocità. Sono rimasto impressionato dalla velocità di salita, da come riuscivo a tirare i G e non riuscivo a fargli decrescere la velocità. Quindi ero io che soffrivo e lui che gioiva. Quindi una macchina pronta ad insegnare ai nostri piloti come combattere, che è la parte, il cuore, diciamo, della nostra attività di insegnamento. È un'interfaccia velivolo pilota molto bella, quindi uno sviluppo soprattutto nel campo dell'addestramento di alta fascia molto importante. I nuovi piloti che formeremo avranno la possibilità oggi di addestrarsi per quelli che sono poi i futuri impieghi su velivoli di quarta e quinta generazione. Possiamo fare un download addestrativo su questo velivolo notevole, risparmiando tanti fondi che oggi non ci possiamo permettere in termini addestrativi sui velivoli di quarta e quinta generazione. Ma c'è ancora un altro particolare da aggiungere. Non è necessario che i velivoli di quarta e quinta generazione debbano fare combattimento, addestramento al combattimento tra di loro. È importante che il 346 possa essere inserito come companion trainer, perché i livelli addestrativi che ne verranno fuori saranno di livelli superiori per le caratteristiche di questo velivolo, che impegnerà molto i velivoli di quarta e quinta generazione nel combattimento aereo. L'aeronautica militare sta cambiando i suoi programmi addestrativi, inserendo sia nuove procedure sia nuove macchine. Tra queste rientra l'M345, che insieme al 346 costituiranno l'ossatura portante per il nuovo addestramento dei piloti militari, dell'aeronautica militare, ma non solo. Il 345 è necessario perché il 339, attualmente in uso, terminerà a breve la sua vita operativa e la sua vita tecnica. Cosa darà in più? Le qualità di volo e quindi le qualità dell'addestramento. Le nostre scuole di volo sono state certificate anche dall'EASA a livello europeo, quindi rilasceranno brevetti sia militari sia civili.